Sono Lorenzo Tugnoli, sono un fotografo nato a Lugo, in provincia di Ravenna. Mi occupo soprattutto di fotogiornalismo e da ormai molti anni non abito più in Italia. Ho fatto i miei anni di apprendistato a New York, poi a Londra, poi mi sono trasferito a vivere a Kabul, in Afghanistan, e ora sono basato a Beirut, in Libano. Al momento lavoro soprattutto per il Washington Post e seguo il Medio Oriente e l'Asia centrale per loro e sono rappresentato in Europa dall'agenzia Contrasto. Per me la fotografia è stata una grande passione, un interesse che è cominciato durante gli anni dell'università e che mi ha portato a decisioni importanti come quella di trasferirmi in Afghanistan nel 2015 e nel 2010 e di passare molto tempo fino al 2015 appunto sono stato e quindi diciamo che l'interesse per la fotografia, per il fotogiornalismo mi ha spinto a lottare per cercare di costruire per cercare di trasformare questa passione in un lavoro, ci è voluto molto tempo, però appunto, la mia vita poi è ruotata attorno a questa grande passione. Vorrei presentare il mio lavoro sulla Libia. Io vado Ho viaggiato in Libia molte volte, dal 2015 in avanti, sempre su assegnato per il Washington Post. E in questi anni, in questi vari viaggi, ho cercato di costruire, diciamo, una visione sulla situazione della Libia, dopo la rivoluzione, dopo la caduta di Gheddafi. Le tematiche che sono importanti, che sono ricorrenti, ovviamente, sono la migrazione, sono l'instabilità del paese, che poi sono dinamiche molto, molto legate fra loro, perché appunto è stata l'instabilità che ha seguito alla rivoluzione, che ha reso possibile appunto il fatto che la Libia sia diventata una delle maggiori vie della migrazione dall'Africa verso l'Europa e anche uno dei luoghi dove si è sviluppato il terrorismo internazionale. Gli sviluppi più recenti della politica in Libia sono appunto quello che è successo nel 2019, che ha visto una recrudescenza della guerra, i combattimenti soprattutto attorno a Tripoli sono ricominciati in modo molto forte e quindi questo è un altro degli elementi che appunto ho voluto raccontare con questo lavoro. Vorrei invitare chi guarda all'attenzione verso la situazione in Libia. Quello che facciamo come fotogiornalisti è quello di cercare di sviluppare, di costruire delle immagini che possono invitare le persone a interessarsi a quello che sta succedendo. Spero che il modo in cui costruiamo queste immagini sia sempre fatto con rispetto, con empatia, con umanità per i nostri soggetti, per le persone che ci lasciano entrare nelle loro vite, nelle loro case e che ci lasciano raccontare le loro storie. E quindi sì, il mio invito appunto al racconto.